Stavo per far uscire il mio video sulla differenza enorme tra fascismo e comunismo, ma mi sono reso conto che prima dovevo fare come premessa un video sulla differenza tra destra e sinistra, e su come questa differenza sia oggi più importante che mai e la mia critica al political compass. Partiamo subito dalla differenza tra destra e sinistra, perché su internet si sentono delle cavolate incredibili. C'è chi dice che destra significa amare la libertà e sinistra significa invece oppressione. C'è chi dice che sinistra significa statalismo e destra significa invece individualismo. C'è chi dice che sinistra significa essere etici e destra significa essere latrocinio, egoistici. Sono tutte false definizioni. Sia a destra sia che a sinistra c'è chi lotta per la libertà, ognuno almeno dice di farlo, si lotta per il benessere e altre cose. Attenzione, sottolineo 10.000 volte prima di proseguire la parola tendenzialmente, ossia più questo che altro, il che non significa che l'altro non avvenga, anche spesso. La definizione più usata di destra e sinistra è che è concorde sia con tutte le maggiori teorie politologiche, sia con tutti i dizionari e le enciclopedie di tutte le lingue del mondo, è invece questa. Destra è quella porzione della politica con posizioni tendenzialmente conservatrici e che tendenzialmente vede come inevitabili e positive le gerarchie umane. Come tale, la destra tende tendenzialmente, quindi, a mantenere le gerarchie umane o, se ne rimuove alcune, tende in larga maggioranza o minima maggioranza a tenere le altre, perché considera l'umanità come strutturata in una piramide, o meglio, in più piramidi connesse tra loro. I migliori è giusto che stiano sopra, i peggiori è giusto che stiano sotto. Tentare di sovvertire la piramide è come mettere un peggiore sopra, dove farà danno, e un migliore sotto, dove è sprecato. Ci sono tanti tipi di destra, a seconda di dove si applicano queste gerarchie e di quanto sono forti, e tante teorie su come mai queste gerarchie sarebbero giustificate. Destra religiosa, destra giusnaturalista, destra razzista e infinite altre scuole. Per tal motivo è falso affermare che gli anarcocapitalisti, i rendiani e gli iperliberisti sfuggano alla dicotomia di destra e di sinistra. Sono delle categorie appartenenti alla destra, in quanto, seppur magari tolgano alcune piccole gerarchie, ne mantengono di molto forti altre, ossia quelle imprenditoriali, tra il capitalista e i suoi lavoratori. Esistono persone più o meno gerarchiche, più o meno a destra. Sinistra è quella porzione di politica che è tendenzialmente progressista, quindi vuol dire cambiare lo status quo, ed è egalitarista. Invece di una visione a piramide, c'è una visione orizzontale, a cerchio, dell'umanità. Ripeto, tendenzialmente. Esattamente come tutti a destra, a parte all'estremo, riconoscono che alcune gerarchie sono sbagliate, e che ci sono alcuni ambiti in cui gli umani sono tutti uguali, a seconda di quanto lo credono sono più o meno a destra, allo stesso modo anche a sinistra, tranne che negli estremi, si vedono alcune gerarchie come positive. Ma tendenzialmente si tende a vedere tutte le altre come negative e come costrutti umani. A sinistra si vede l'umanità come uguale a livello fondamentale, e che le gerarchie sono fondamentalmente un costrutto ingiustificato dalla cultura, e che comunque con degli effetti negativi sull'umanità. La sinistra sostiene che molte delle teorie sulla base di cui si sono giustificate storicamente le gerarchie sono state smentite e che invece una società orizzontale sia più vantaggiosa e sia più giusta. Di contro, le gerarchie sono semplici giustificazioni ideologiche per permettere ad alcuni uomini di dominare su altri uomini. Compito dell'umanità è emanciparsi progressivamente da tali gerarchie e liberarsi verso una società davvero eguale. Questo è il motivo per cui è falso affermare che l'anarchia sia una cosa che può essere sia di destra che di sinistra, perché anarchia significa, già solo come definizione linguistica dal greco, l'assenza di ogni potere di uomo su uomo, di ogni gerarchia, e quindi l'anarchia sta chiaramente all'estrema sinistra insieme al marxismo. Ci sono vari livelli di sinistra, da livelli più moderati, che vogliono fare piccoli cambiamenti ma per il resto il mondo lo vogliono lasciare così com'è, a zone più radicali che invece vogliono cambiare parecchie cose, fino all'estrema sinistra che vuole completamente rivoluzionare la realtà. Esempi di gerarchie contro cui è necessario lottare sono quelle del razzismo, del sessismo, della disuguaglianza economica, quella ambientale, quella per i diritti LGBT e i portatori di handicap e così via. Di nuovo, sebbene anche a destra si possano supportare queste lotte, il più massivo sostegno arriva di solito dall'altro lato.
uno può sostenere una sola, alcune e non altre, oppure tutte quante a seconda di quello che crede. Prendiamo la lotta LGBT, ad esempio. A destra non per forza si sente dire i gay sono innaturali. Alcuni, più nel centrodestra, potrebbero addirittura riconoscere le unioni civili. Però potrebbero non lottare contro le discriminazioni più sottili. Potrebbero dire che una volta che riconosci che si possono sposare e che non vanno picchiati, hai fatto abbastanza. È errore comune il ritenere le religioni, e in particolare il cristianesimo, come politicamente schierate. Ciò è falso. L'esistenza o meno di una divinità dice ben poco sulla giustificazione o meno di gerarchie e costrutti umani. Tanto che abbiamo avuto una destra atea, di storica importanza numericamente esorbitante, e di contro importanti contributi cristiani o cattolici, al mondo socialista, comunista e anarchico. Le religioni alla fine ognuno le interpreta a modo suo. Questa quindi è la differenza tra destra e sinistra. Per questo motivo non ha il minimo senso la definizione né di destra né di sinistra, e ad usarla sono stati quasi sempre movimenti poi rivelatisi profondamente a destra. Fascismo, nazismo, uomo qualunque, Silvio Berlusconi, Lega Nord, e potrei andare avanti per ore. È una definizione che si basa, di nuovo, sull'assegnazione arbitraria di valori all'una o all'altra. Quando un politico dice «io non sono né di destra né di sinistra», state estremamente in guardia. Di solito lo fa perché vuole le politiche della prima, senza alienarsi la seconda, che tende di solito ad avere una base elettorale un po' più larga, poiché a sinistra si tende a volte, ma non sempre, ad attirare appunto il supporto delle masse, degli ultimi, degli oppressi, mentre le destre sono state storicamente supportate, ma non sempre, da chi era a suo agio, quali monarchi, aristocratici, borghesi e potentati vari. Ora che abbiamo definito destra e sinistra come uno spettro, chiariamo le posizioni entro questo spettro. Abbiamo da un lato il centrodestra, destra conservatrice ed estrema destra. Centrodestra sono fiscalmente conservatori, quindi sì alle gerarchie in ambito economico, il liberismo economico, l'economista deve poter fare con i propri lavoratori quello che vuole, mentre socialmente sono progressisti, quindi sì ai gay, aborto e così via. Riconoscono che almeno sulla carta siamo tutti uguali. E basta però. Ci sono varie sfumature di centrodestra, le spiegheremo dopo. Destra conservatrice. Qui si è non solo fiscalmente conservatori, ma si aggiunge anche un conservatorismo sociale. Possiamo ravvedere i moderati, ossia coloro che vogliono molto poco cambiamento, i conservatori, coloro che non vogliono cambiamento, ma accettano quello che è già avvenuto. Per loro stiamo bene così. Ed infine i reazionari, quelli che dicono che bisogna tornare indietro. La destra conservatrice è caratterizzata da quattro punti fondamentali. Nazionalismo, devo obbedire alla mia nazione e portarla al trionfo sempre e comunque. Conservatorismo culturale, abbiamo già detto. Diffidenza verso la democrazia, apprezzamento invece per l'uomo forte al comando, ed infine confini forti. Passiamo all'estrema destra. Questa è destra conservatrice ma con tutti i punti portati all'estremo. Invece di nazionalismo avremo imperialismo o autarchia, la mia nazione deve dominare sulle altre oppure isolarsi all'estremo. Invece di frontiere forti abbiamo direttamente segregazionismo o razzismo o schiavismo. Invece di diffidenza verso la democrazia abbiamo il totale abbandono in favore del totalitarismo. Si ha una fortissima nostalgia per il passato e un odio verso tutto ciò che è moderno. Passiamo a sinistra, a sua volta divisa in tre gruppi, il centro-sinistra, la sinistra radicale e l'estrema sinistra. Centro-sinistra. Qui ci sono i riformisti, i democratici e i progressisti. Vogliono piccoli cambiamenti, ma per il resto mantengono lo status quo e lo difendono. Sinistra radicale. Pur riconoscendo il capitalismo come una necessità, vogliono pesantemente temprarlo. Qui abbiamo la flexicurity, oppure l'ordoliberismo, e la loro combinazione più a sinistra, ossia la socialdemocrazia. Principalmente questa, in realtà, sinistra radicale. Poi abbiamo l'economia mista. Estrema sinistra, il rifiuto del capitalismo, uguaglianza formale e sostanziale di tutti gli uomini. Ci sono varie forme di socialismo, in questo punto è la più popolare è quella marxista. È la grande divisione tra marxisti e anarchici. Entrambi vogliono una società senza Stato, dove l'ultima delle gerarchie, lo Stato appunto, è abolita. Però una vuole abolirla subito e l'altra dopo un po'. Per tal motivo gli anarchici non sono più a sinistra dei marxisti, come si crede di frequente. È una questione di mezzo più che di fine. Per tal motivo, come vedete, non esiste il centrismo. E come sapete, io e J-Reg abbiamo fondato l'Anti-Centrist Action per l'unione di tutti gli estremisti contro la piaga del centrismo Cook. Non esiste qualcuno che ha al 100% in equilibrio tra l'abolire le gerarchie e mantenerle. Ci sarà sempre anche un minimo dipendenza da una parte o dall'altra. Perché quando ti ritrovi di fronte ad una gerarchia, due cose puoi fare. Abolirla o mantenerla. E se la mantieni, sei già schierato. A destra. Per tal motivo quelli che si chiamano centristi di solito sono di centrodestra molto moderato e che scende a compromessi.
Ora che avete visto, fino ad ora abbiamo parlato dell'asse più importante, ossia quello del progressismo, quanto vuoi lottare pro o contro le disuguaglianze umane. Ma esiste un secondo asse, ossia quello dello statalismo, ossia quanto lo Stato debba essere coinvolto nella vita privata dei cittadini. Per questo gli anarcocapitalisti si sbagliano, e non è lo Stato a determinare cosa è sinistra e cosa è no, o cosa è più importante e cosa no, perché lo Stato è uno strumento. Di per sé non è né di destra né di sinistra. Si può usare per abolire le gerarchie, così come per rinforzarle. E di contro si può lottare contro lo Stato in ottica di destra, lottare contro l'agenda progressista di un governo, o da sinistra, lottare contro le gerarchie che questo rafforza, o contro l'esistenza stessa dello Stato. E per tal motivo è giusto e anzi obbligatorio per chiunque sia sano di mente definire l'anarcocapitalismo come un'ideologia di estrema destra. Grazie a questo secondo asse la politica si organizza su un piano cartesiano, il famoso political compass. Abbiamo quattro quadranti. Quadrante blu. In alto a destra, lo Stato deve rinforzare le gerarchie. Qui ci sono la destra conservatrice e l'estrema destra. Quadrante giallo, in basso a destra. Poco Stato in modo che le gerarchie emergano senza alcuna possibilità di frenarle. Qui c'è il centrodestra, le varie sfumature di liberali. Dall'estremo fino al centro, per quanto riguarda i liberali, abbiamo anarco-egoisti, ognuno faccia quello che vuole, esiste soltanto il singolo e la sua proprietà, anarco-capitalisti, ognuno fa quello che vuole ma si deve rispettare la NAP, non è di preciso chiaro con quale incentivo ci sia realmente a farlo, rendisti, lo Stato deve fare solo polizia, tutto il resto i privati, paleoliberisti, lo Stato deve fare polizia e pochissime grandi opere, per il resto tutti i privati, neoliberisti, ossia il 56% degli economisti moderni, ammettono le colpe del paleoliberismo un po' a denti stretti e quindi lo mescolano con un pochino di welfare. Sanità sì, ma solo la base. Scuola sì, ma sottofinanziata. Pensioni sì, ma con enormi limiti. Liberismo standard, welfare ma con enormi limiti. Liberismo sociale, welfare in certi componenti anche decente e così via. Passiamo al quadrante verde, in basso a sinistra. Eliminare lo Stato e anche tutte le altre gerarchie. Lottare contro il razzismo è molto hippie. Ed infine quadrante rosso, in alto a sinistra. Lo Stato, molto, per lottare contro le gerarchie e aiutare la popolazione. Molto welfare. Qua ci sono i comunisti, mentre nel verde ci sono gli anarchici. Questo in teoria è il political compass, ma nella pratica si tratta di un'emerita stronzata e in questo video io criticherò quanto è riduttivo e semplicistico questo quadrato. Partiamo dal presupposto che il 90% dei political compass su internet, anche quelli che pensate siano buoni, sono tarati sulla politica americana, che è sballatissima. Signori, per gli americani Obama è comunista. Comunista. Ma Obama in Europa sarebbe di centrodestra, quindi non oso immaginare cosa sia Bernie Sanders, suppongo un anarchico, o addirittura Karl Marx, penso sia proprio ascended proprio il meme. Gli americani sono un paese enormemente retrogrado, hanno ancora la pena di morte, un quarto degli abitanti crede che la Terra sia al centro dell'universo, un quinto dei trumpisti crede che la schiavitù sia giusta, sono l'unico paese del mondo a considerare le armi un diritto e le mascherine una forma di oppressione. È un paese molto tarato sull'estrema destra. Sono stati uno degli ultimi tre paesi ad avere la segregazione razziale. L'unico paese del primo mondo ad avere la sanità privata. Quindi, nei political compass, appena te ti rifiuti di lapidare i transessuali vivi, sei un quadrante rossissimo, sei comunista, inno dell'Unione Sovietica. Appena dici che la libertà d'espressione è bella, sei don tre, don mi. Appena dici che è giusto difendersi da un aggressore, sei neonazista. In questi test io ho visto JF Kennedy fatto passare come un conservatore nazionalista ultraliberista quasi ANCAP, che è francamente ridicolo. Poi, ogni domanda vale un punto, e non importa quanto nuanced e complessa la questione sia. Sei a favore della pena di morte? Un punto verso il quadrante blu. Sei a favore delle pensioni? Un punto verso il quadrante rosso. Aspetta, zio, una delle due cose è parecchio estrema, l'altra è una proposta moderata. Maledizione, qualsiasi economista sano di mente supporta le pensioni. Oppure, domande molto on-off, sei a favore dell'aborto? Scusa, penso che pochi siano totalmente contro o totalmente pro, quasi tutti hanno delle zone limite regolamentate. E domande invece sfumate. Sei a favore di interventi militari solo in casi eccezionali? Cosa vuol dire? E tutto vale solo un punto. Ma io vado oltre. Io critico proprio il political compass stesso e vi dico la verità che pochi hanno il coraggio di ammettere su internet. Il quadrante verde non esiste. Avete capito bene. Il quadrante verde non esiste. Non esiste. È una pura astrazione di questi meme. Se pensate al quadrante blu, avete tutti quanti in mente il conservatore, non sono razzista, ma... Se pensate al quadrante giallo, avete in mente il neckbeard con il dakimura della Loli, preoccupantemente giovane, che fa i bitcoin. Il quadrante rosso è il comunista sfrenato col colbacco, il kalashnikov, la vodka, ma il quadrante verde?
Lo stereotipo è il soy boy, social justice warrior, un po' anarchico, che però al tempo stesso è iperconsumista, nonostante le due cose siano in antitesi, pro tutta la sessualità possibile, immaginabile, senza freno, pro droghe, tutto quanto. E questo è il punto. Non esiste un tipo per il quadrante verde, è una pura invenzione da meme. Gli anarchici, come abbiamo detto, sono nello stesso punto dei marxisti. Anche come statalismo. Entrambi vogliono abolirlo lo Stato, ma uno di due non lo fa subito. La divisione tra anarchici e marxisti, da un punto di vista teorico, è più sottile di quanto non si sospetti. Il quadrante verde è quello che chiede che si liberalizzi tutta la sessualità e tutte le droghe, il che non solo dà un'immagine da quadrante rosso e delle persone di quel punteggio falsa, ossia di conservatori, di bacchettoni razzisti, lasciandoci intendere implicitamente che statalismo uguale razzismo, quando le due cose sono scollegate. Ma ci dimentichiamo che tutte queste caratteristiche, ognuna di loro, è tipica anche del quadrante giallo. Tutte! Pensateci bene, lo Stato deve lasciarmi stare e devo fare quello che voglio io. Quadrante giallo. Tutte le forme di sessualità, comprese le più discutibili, sono legittime. Quadrante giallo. Nel capitalismo alcuni sono discriminati e non devo risolvere la cosa in modo rivoluzionario o votando, bensì comprando, oppure boicottando, lamentandomi sui social network. Signori, la cancel culture è una risposta estremamente da quadrante giallo. Migliorare il capitalismo da dentro il capitalismo stesso. L'iperconsumismo, comprare ogni cosa per moda. Non è forse l'emblema capitalista? Il quadrante verde, come persona, non esiste. È una sorta di ANCAP che si preoccupa del razzismo e dell'ambientalismo, un po' più a sinistra. Secondo me il quadrante verde lo si può spaccare molto bene in un quadrante rosso molto basso, di socialismo o comunismo attento alle libertà individuali, e di liberismo ambientalista e antirazzista. Si mescolano nello stesso quadrante iperconsumisti, persone di centrosinistra e anarchici. È il quadrante più variegato, pur avendo la posizione più ristretta. E qui giungiamo alla mia seconda critica, al quadrante rosso. Abbiamo quest'idea di Stalin e Pol Pot arrivati al massimo in alto, lo totalismo assoluto. Si tratta di un'emerita falsità. Come ho detto, farò un intero video per spiegare perché Stalin e i suoi allievi non furono né marxisti né tantomeno progressisti. Ma comunque tutto si basa su un errore storico che è bene chiarire. Aprite bene le orecchie e stampatevi quello che vi dico. Marx non era statalista. Marx non era statalista e Marx non è mai stato statalista. Marx aborriva lo Stato. Gli ANCAP sostengono che Marx voleva prendere lo Stato, farlo potenziare al massimo per combattere i problemi umani e poi abolirlo. Falso. Marx, tutte le volte che tratteggia lo Stato post-rivoluzione, ossia in piena dittatura del proletariato, dipinge uno Stato fortemente decentralizzato da subito, basato sulla democrazia diretta e multipartitica, totalmente aperta, con il mandato imperativo e l'immediata revocabilità dei politici e in cui tutte le libertà personali, anche sessuali, sono lasciate. L'idea di Stato orwelliano e bacchettone è una erronea lettura ANCAP, basata su una erronea lettura di Stalin, basata a sua volta su un'erronea lettura di Marx. Per Marx lo Stato andava potenziato soltanto in alcuni limitatissimi campi e con limiti ben precisi. Marx somiglia molto di più ad un anarco-federalista comunitarista che non ad un centralizzatore assoluto come vorrebbero coloro che non l'hanno letto, ossia gli ANCAP. E qui giungiamo alla mia terza critica, quella al quadrante blu. Perché, come sapete, gli americani sono sballati politicamente in tutto e credono anche alle cazzate della horse show theory o teoria a ferra di cavallo, secondo cui se tu vai abbastanza a sinistra, ad un certo punto finisci nell'estrema destra. Ovvio, se io vado verso l'anarchia antirazzista, femminista, mondialista, pro droga leggera, ad un certo punto trovo Adolf Hitler. Ha molto senso, assolutamente. Come ho detto, io smentirò questa teoria, e in particolare l'idea che fascismo e comunismo siano identici o comunque vicini, anche se dovrebbe già essere ovvio che sia ridicola l'idea che estrema sinistra, ossia massima uguaglianza, ed estrema destra, ossia massima disuguaglianza, si somiglino, a chiunque sia sano di mente. Nel quadrante blu si pensa spesso che ci siano delle tinte di rosso, ovvero sia che statalismo di estrema destra significhi anche welfarismo. Si tratta di una storica falsità. L'estrema destra non era soltanto conservatrice da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista fiscale. Per ogni minuscola forma di assistenzialismo falso, 100 venivano fatte di tagli alle tasse ai ricchi, privatizzazioni, incentivi alle grosse imprese e tagli a tutti i diritti dei lavoratori. Il termine privatizzazione, ricordiamolo, nacque per descrivere quello che Hitler stava facendo e nessun governo italiano della storia ha mai fatto tante privatizzazioni quanto quelle di Benito Mussolini.
Poi mi rendo conto che per certuni la militarizzazione dell'economia in tempo di guerra sia analoga al welfare state, che è un po' come chiamare lo stupro amore a sorpresa, ma per i sani di mente per fortuna non è così. Si vocifera spesso di una creatura mitologica, no? La destra sociale. La si può osservare in cielo, di notte, ci sono degli incontri ravvicinati, che sarebbe conservatrice in ambito sociale, ma progressista in campo economico. Stranamente, questa creatura mitologica non esce mai dai libri di teoria. Stranamente, tutti i conservatori culturali lo sono sempre, anche fiscalmente, appena si fanno eleggere. Chissà perché. E qui arriviamo alla mia ultima critica, il quadrante giallo. Quante volte sentiamo gli iperliberisti strillare che loro sono separati dai conservatori? Saranno anche dalla parte di Jeff Bezos mentre distrugge il pianeta, fa neocolonialismo e permette ai suoi dipendenti di pisciarsi addosso e non avere un salario minimo decente, però loro sono sicuramente contro il razzismo e contro l'omofobia. Promesso. Garantito. Loro sono il vero centro. E questa è la mia critica finale. Non esiste. Non esistono queste forze liberali economicamente, ma conservatrici politicamente, fuori dai libri di teoria almeno. Prima delle elezioni dicono sempre così, ma poi una volta arrivati in Parlamento, o in Congresso, o quello che è, si alleano sempre con le forze conservatrici. I liberali supportarono i fascisti in Germania, Italia, Spagna, Portogallo, così via. I fascisti in Sud America ebbero il supporto dei repubblicani, della CIA e delle grandi corporations. Potrei andare avanti per ore, il punto è che qualsiasi partito liberista che abbia più del 5% tende a supportare forze conservatrici. La storia d'amore tra il quadrante giallo e il quadrante blu è storica e nota. Mi viene in mente Matteo Renzi, capo di Italia Viva, il partito speranza dei liberisti italiani, che definisce l'Arabia Saudita il nuovo rinascimento e che difese per due volte, due, Matteo Salvini dalla giustizia che gli spettava. Il punto è sempre quello. Ho visto fin troppe volte i liberisti rinunciare ai diritti sociali pur di salvare i diritti economici. Mi alleo con i fascisti pur di non fare in modo che si alzino le pensioni. Quando dai maggiore valore alle banconote che alle persone, è allora che stai messo male, per me, quantomeno. Di conseguenza, esiste un political compass, magari anche giusto in teoria, ma nella pratica è tutto sballato. Il quadrante rosso andrebbe portato più in basso, il quadrante verde andrebbe cancellato, il quadrante giallo e blu dovrebbero starsi un po' più vicini. Più che un quadrante, sembra un triangolo la cui altezza è orizzontale. Ora, c'è chi ha proposto, io stesso anni fa lo proposi, un cubo invece di un quadro. Quindi oltre all'asse orizzontale, disuguaglianza e uguaglianza economica, e verticale, statalismo o meno, si può aggiungere profondità, data da conservatorismo o progressismo, così da ottenere tutte le creature mitologiche che vogliamo. Dalla parte sinistra, statalismo, e stalinismo in questo caso, ossia alto stato, alta uguaglianza e alto progressismo, se vabbè, rosso-brunesimo, alto stato, alta uguaglianza, basso progressismo, centro-sinistra, alto stato, basso uguaglianza economica e alto progressismo, e tamberlismo, basso stato, alta uguaglianza e alto progressismo. Dall'altra parte, a destra, abbiamo il feudalesimo, alto stato, basso uguaglianza e basso progressismo, anarcocapitalismo, basso stato, bassa uguaglianza e alto progressismo, per chi ci crede, egarchismo, basso stato, bassa uguaglianza e basso progressismo, e populismo, basso stato, alta uguaglianza e basso progressismo. Poi ci sono mille altri test con altre 2, 3, 4, 5, 60 variabili tra mondialismo, pacifismo, progressismo, scientismo, sessismo, oddio, oddio, la testa che scoppia. Tutte una più inutile dell'altra. E ripeto, sono creature mitologiche. Trovo privo di senso aiutare i poveri, ma solo se maschi, bianchi, eterosessuali, eccetera. Ma c'è veramente qualcuno che supera lo 0,01% che ci crede? Sono tutte gerarchie. Statisticamente, chi lotta contro una gerarchia tende a lottare anche contro le altre. Ovvio, in alcuni casi poco, in altri molto, ma trovo difficilissimo credere che si sia rivoluzionari su una cosa e reazionari in un'altra, magari pure vicina. Insomma, ragazzi, queste erano le mie considerazioni sparse e disordinate su destra, sinistra e political compass. Riassumendo, destra e sinistra sono due demarcazioni reali e hanno ancora valore perché sono due forme mentis, due visioni sul mondo. La teoria ferro di cavallo è una coglionata immane, quando qualcuno ci crede dovete ridargli il naso da clown che gli è caduto. Lo statalismo si può usare in molti modi, il political compass è una cagata e non si può essere Hitler e Gandhi in campi diversi. Se i miei video ti piacciono, devi accettare il mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio libro, il fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace ed iscriviti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.